Ho capito cosa mi fai fare, bastalardo. Rosetto leve. No, ho tolto tutta la roba che avevo. No, raga, ho sbagliato. Porca trottola, sono caduto. È il ho buttato la zappa. È il momento della verità. Ragazzi, superiamo i 2000 mi piace per questa nuova serie. Intro. Bella a tutti burloni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi siamo qui per fare una custom map, puzzle, parkour e anche boss fighting. Cosa vuol dire? Che ci saranno dei boss da combattere. La mappa in questione è la Dimension Chamber, che vi lascerò in descrizione. Provate a giocarla e io, ragazzi, ora inizierò subito. Quindi, mettiamoci subito al lavoro. Click to start. Lagga un pochino, ragazzi, perché siamo con la 1.9 e niente, usa tutti i nuovi command block, eccetera, eccetera. Allora, chest. This is a fake. Ok. Take me. Ok. The real key. Ok, abbiamo tre chiavi. Ok, ho usato una chiave. Ho usato quella vera. Ok. Adesso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare qua sopra. Però credo... Ok. Forse ho... Aspetta. Ok, ho capito. Devo andare praticamente sopra questo, lì e poi saltare là, credo. Eh no, non me lo fa fare. Ok, ce l'ho fatta, troppo forte. Piet, allora, lui ci dà water bottle, ci dà una key, ok. Ok, le water bottle, dove la trovo? Ho capito cosa mi fai fare, bastalardo. Dobbiamo prendere tre di questi qua. Ok, e fin qua ci siamo. Dobbiamo mettere a cuocere questi. E utilizziamo questi qui per cuocere questi qua, in teoria, giusto? Mi sembra una cosa più che giusta, perché non trovo altro per cuocere. Ci sta sta puzzle map. Ci sta proprio. Vediamo un po' se basta. Sai che dobbiamo cuocerli tutti e tre. Dobbiamo usare tutti e tre gli utensili per prendere la key che ci dà lui, appunto, no? Vediamo un po'. Sì, per forza. Ci servono tutte e tre i cori. Così con tre ci facciamo la bottle, la prendiamo da qui e apriamo la nostra porta. Ci sta. Ok, quindi la bottle si fa così. Perfetto, ce ne da tre addirittura. Però me ne ha data solo una. Ok, ora dobbiamo riempirla. Quindi boom, perfetto. La scambiamo con questo villager e ci dà la key. Ok, quindi con questa key, ok, vedete, l'ha usata, mi ha fatto passare. Adesso, qua ci dice int click. I always have a O on me. Ok, I have always O on me. Quindi sarebbe la zappa. Ok, qui c'è una wooden axe. Reset level. No, ho tolto tutta la roba che avevo. No, raga, ho sbagliato. Ma come, cosa cacchio? Cosa si fa qua? Ma non si può passare. Forse ho capito. Allora, abbiamo bisogno di quest'ascia. Perfetto, ho capito. Devo tornare indietro e prendere questo legno. Credo sia fattibile. Ok. Ci chiede di fare una zappa. Quindi la OE sarebbe la zappa. E magari la zappa diventa proprio la nostra key. Potrebbe essere la nostra chiave per passare. Però non c'è più la crafting table. Devo craftarmela pure. Ce la faccio? No, non la posso piazzare, raga. Come faccio? No, non va bene, non va bene. Aspettate un momento. Ok, non possiamo fare niente. Perfetto. I always have a hoe on me. Quindi ho sempre una zappa con me. Una zappa in... Ma scusate, deve esserci un modo per mettere sta crafting table. Sennò come faccio a craftare la mia fantastica zappa? Forse qua? No, non ce la fa proprio mettere, perfetto, non ce la fa mettere. Raga, sono un pochino nel panico, perché qua sicuramente ci vuole una zappa. Però la zappa, dove la trovo? Dove la trovo la zappa? Allora, se io butto dentro questo e poi la riprendo. Aspetta, c'è scritto can be placed on a stone. Ok, solo nella stone si può piazzare. Quindi solo qua? Vabbè, raga, come fai? Quindi proviamo un attimino a metterlo su tutti. Che cos'è questo? Ma questa non è mica andesite. Vabbè, è scialla. Allora, dobbiamo fare una OE, credo. Una OE. Ok, una OE. Abbiamo la nostra OE.
Abbiamo la chiave, raga. Abbiamo la key. Quindi ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non era poi così difficile. Ok. Ci dà un piccone adesso. Ci dà un piccone. Questo può spaccare. Can brick. Cioè, can stone brick. Quindi qua non può spaccare niente. Quindi lui può spaccare questi cosi qua. Interesting. Chest is locked. Ok. La chest è bloccata. E anche di qua è bloccata. Quindi come facciamo? Allora, con questo piccone... Ah, ok. Ci ha dato chiseled stone. Can be placed on cobblestone. Ok. Allora... Easy. Questo qui può essere considerato cobblestone. Questa è cobblestone, però. Ok, no. Come facciamo? Aspettate un momento. C'è qualcosa che non quadra. Questo qua. E minchia, devo fare il parkour. Come faccio a arrivare lì? Non ce la farò mai, raga. Io con le mie doti da parkour non ce la farò mai. Porca trottola, sono caduto! Oh! No, raga, io e il parkour non siamo adatti per questo. Cioè, il parkour, oddio, sì, ma non queste cose qui troppo lontane. No. Non voglio rifarlo. Dai, che sbatta. Ah, vabbè, raga, però l'ho fatto al primo colpo prima e non riesco più a farlo adesso. Dai, non posso non farcela. Oh, ok, ok. Ce l'ho fatta. Ok. Ok, e adesso? Non abbiamo... No, raga. Aspettate un momento che qua sono sicuro che c'era qualcosa. No, qua non si può spaccare niente. E che adesso? Adesso che ho spaccato questo, la chiave? Non ha senso, io c'ho il piccone. Allora, lui diceva che I always have a hole on me. Quindi sicuramente serve un'altra O. Quindi servendo un'altra O dobbiamo andare a craftarci assolutamente un'altra O, per forza, per forza. Quindi un'altra crafting table che piazzeremo sempre lì, quindi scialli, ok. Dovrebbe essere giusto, ora ci fa vedere i blocchi invisibili, figo, mi piace di più così. Ok, mettiamo questa crafting table, facciamola. Ok, abbiamo la nostra crafting table, la piazziamo qua, perfetto. Possiamo farci la nostra O, credo, tattica. Ok, abbiamo la nostra O, incredibile! Incredibile. Ok, perfetto. Quindi ora dobbiamo salire qua, fare tutto, rifare tutto il parkour, che ci metterà una vita a rif... Madonna. Ok. Adesso, come faccio? No, lì c'è un... Vedete che ci sono dei blocchi invisibili. Quindi andiamo giù. È bloccata. Sta chest qua è bloccata. Come faccio a prenderla, raga? No, raga, è impossibile. Aspetta, qua manca. No. Oh, sì! Sì, l'ho aperta. Sì, secret blocks. Ok. Sì. Come facciamo? Cosa fa sta cosa? No, raga, ho fatto una cazzata. No, raga, ho fatto una cazzata anomala. Scusate una cosa, ma nella chest che c'era là sotto, che cosa c'era? Cioè, in tutto ciò, che cosa c'è in questa chest qua? E nel piccone che... Allora, facciamo una cosa. Scialla. Ok? Sciallissimo. Qui dovremmo avere il piccone, giusto? Che non abbiamo più. Perché è stato resettato. Quindi, dobbiamo farci un altro piccone, credo. Credo che sia un piccone da fare. E con quel piccone proviamo a rispaccare sotto là. Perché non mi ricordo in realtà che cosa ci fosse. Qui sotto. Quindi, tac. Facciamo tac. E tac. Ok, abbiamo un piccone. Che può spaccare tutto in realtà. Che può spaccare tutto. Infatti, può spaccare tutto. Ok. Chest is locked. Qua in realtà ci fa spaccare tutto, ma non credo che possiamo spaccare tutto. Ok, sì, ok. Qua ci vuole una O. Allora, ho capito cosa dobbiamo fare, raga. Facciamo così. Abbiamo ancora per fare una O, credo. Ok, sì, perfetto. Ci facciamo un'altra zappa. E questa zappa in teoria ci apre questa cosa qua. Ok, la key, ci abbiamo la key, finalmente. Perfetto, perfetto. Ora basta tornare di là e siamo a posto. Dai, vai, madonna. Ok, dai, ce la facciamo. È il mo... Ho buttato la zappa. È il momento della verità. Key, sì, ce l'ho aperto. Ok, e adesso? Ok, sì. Cosa dobbiamo fare? Ah, la porta è lì sopra, dobbiamo piazzare dei blocchi, credo.
Interessante. Ah, ok, ci ha dato delle scale, top. Quindi qua basta far così in realtà. Ma sei il top. Ok. Abbiamo delle leve. Che non fanno assolutamente niente. Direi top. Direi veramente top. Ah, ok, non possiamo più tornare indietro. Abbiamo delle leve qua. Come si... Ok, sono riuscito a trovare la combinazione giusta. Perfetto. Oh, là.